Uè ragazzi e bentornati! Finalmente è giunta la stagione 10 e con essa molte novità sono state introdotte anche su Salva al Mondo. Ricapitolando, dall'inizio abbiamo avuto in questa stagione 10 l'armadietto con le nostre emotes, la musica di sottofondo da mettere in lobby, le schermate di caricamento, il nuovo balletto per chi era possessore della stagione 2 e del pass battaglia e in più, a sorpresa, ecco una nuova modalità. Preparatevi per un viaggio tutto d'azione mentre aiutate Queen e compagni per trasmettere la sua canzone d'estate. Non si sa mai quali sfide e ostacoli potreste incontrare lungo il percorso e solo il viaggio è metà dell'avventura. Carica il furgone e raduna il gruppo, è ora di mettersi in marcia. È arrivato l'armadietto, le emote, i pacchetti musica e le schermate di caricamento che preferisci ora sono disponibili in Salva al Mondo. Li trovi nella scheda armadietto. Eccola qui la nostra schermata armadietto, è possibile far rifare ai nostri eroi qualsiasi tipo di ballo noi abbiamo anche sulla battaglia reale. E possiamo addirittura personalizzare la nostra ruota principale. Qua troviamo la musica da mettere in sottofondo, molta musica. E abbiamo addirittura tutte le schermate di caricamento. Ecco, sarebbe bello se aggiungessero anche qualche schermata di caricamento proprio di Salva al Mondo, magari con qualche montaggio di zombie, eccetera, eccetera. Generale, la prima parte dell'armadietto è arrivata in Salva al Mondo. Ora potrete usare emote, pacchetti musica e schermate di caricamento. Al momento l'armadietto è condiviso tra Salva al Mondo e Battaglia Reale. Se lo cambiate in una modalità, cambierà anche nell'altra. E al momento sono disponibili solo le emote, pacchetti musica e le schermate di caricamento per Salva al Mondo. Prevediamo di supportare altri tipi di oggetti estetici nei prossimi aggiornamenti. Tutti i tipi di emote funzionano in Salva al Mondo, danze, emoticon, spray e giocattoli. Tutte le emote che possiedi sono disponibili in tutte le modalità. Puoi segnare gli slot fino a 6 emote nell'armadietto, ok? Puoi usare danze ed emoticon nella lobby, ok? Chiunque abbia attualmente accesso a giocare a Salva al Mondo manterrà Cavalcalponi, ok? I giocatori che acquistano i pacchetti fondatore Salva al Mondo riceveranno anche Cavalcalponi. Tutti manterranno anche mosse da ballo, dato che i giocatori in tutte le modalità iniziano con quelle emote. Vi presentiamo Mettiti in marcia. Prendete altri 3 giocatori e aiutate Queen ad arrivare alla stazione radio per mettere in onda la sua canzone dell'estate in questo viaggio avventuroso. Queen viaggia su un over furgone completo di uno scudo mobile antitempesta. Lungo il percorso troverete 4 obiettivi casuali, ciascuno appassionante da giocare, e potenziamenti di ogni genere. Raggiungete la stazione radio e proteggete Queen dall'ondata finale di nemici, sempre che abbiate raccolto abbastanza trappole, munizioni e risorse per garantirvi la vittoria. Se la salute si azzera, il viaggio avrà fine, ma i giocatori guadagneranno ricompense in base al numero di obiettivi completati. Iniziate il viaggio senza attrezzatura o rifornimenti, recuperate bottino e raccogliere risorse è una priorità assoluta. Mantenete i progetti delle trappole e inizierete con alcune armi di seconda mano, ma la creazione di armi è disattivata. Lungo il percorso sono sparpagliate armi con vantaggi appropriati, che aumenteranno le vostre possibilità di sopravvivere senza progetti. I forzieri di Mettiti in marcia generano armi, trappole e risorse di livello appropriato. A differenza degli eventi precedenti, Mettiti in marcia si basa sui livelli di potenza anziché sui progressi della difesa scudo antitempesta, per abbinare i giocatori alla difficoltà corretta, per un gruppo più equilibrato. Se finite KO dovrete aspettare che la squadra raggiunga o completi un obiettivo prima di rigenerarvi. Fate attenzione là fuori, esatto, perché il tragitto in sé ha delle soste. Queste soste sono come dei checkpoint dove faranno resuscitare i nostri compagni deceduti in battaglia. Occhio però che se morite tutti perderete la missione. Sono stati aggiunti anche nuovi incarichi evento per dare ai giocatori la possibilità di guadagnare ancora più biglietti Mettiti in marcia. Cercate tutte le cassette che potete per aiutare Lars a creare il mix estivo perfetto e guadagnare alcuni biglietti eventi Mettiti in marcia. È disponibile Lama, evento tesoro troll leggendario, che costerà 1000 biglietti. I Lama al momento contengono eroi cyberpunk e progetti armi tubo vuoto, quindi se vi manca un'arma di questa collezione è il momento giusto. Le allerte missione tempesta mutante danno biglietti Mettiti in marcia e sono più numerose. Le allerte missione mini boss non danno più biglietti evento e sono meno numerose. Hanno aggiornato le ricompense per la missione elimina raccogli e rifornimento. Elimina raccogli, rodappi, eroe e pie superstiti. Rifornimento invece darà pie progetti e un componente da creazione casuale. Eroi, squadra segreta, armi militari e armi tubo vuoto sono stati spostati nella scheda espansione del registro raccolta, quindi se volete un'arma di quelle è il momento giusto. Morte esplosiva è stata sostituita con un nuovo modificatore, bomba mortale esplosiva. Quando abbiate energumeni esplosivi ed energumeni antisommossa vengono eliminati, lasciano una bomba distruttiva con la miccia corta. Ecco, questo è un cambiamento degno di nota, perché almeno se andiamo a sprecare le nostre trappole in quella che è una zona veramente alta di livello, non rischiamo che ci buttano giù i passaggi dopo per esempio 1-2 minuti. Con il cambio della stagione, le ricompense per i biglietti evento sono state rimosse dalle ricompense degli incarichi giornalieri Wargames e dalle ricompense missioni Wargames. Le ricompense delle Wargames le abbiamo viste ieri. Abbiamo Stella Mantata che ritorna nel
il negozio evento avvolto nel mistero. Infine abbiamo per fortuna un po' di risoluzione dei bug, sia nel gioco, nella grafica, che per armi e oggetti. Allora, parto col dirvi che sì, in effetti è stata una sorpresa quella dell'evento nuovo. Ho avuto modo già di provarlo, infatti penso che lo avrete visto qua in sottofondo nella clip. E devo dire che è una modalità che va studiata, va vista un attimo con più calma, perché ovviamente non possiamo capirla effettuando solo una o due partite. È sicuramente una modalità interessante perché ci darà modo di abbinare squadre di eroi a progetti di trappole, a coordinazione del team, farming, eccetera eccetera, e comunque anche organizzazione. Secondo me è un ottimo stimolo per quello che riguarda la vera modalità di salva al mondo. Questo evento è veramente uno stimolo grandissimo, come lo erano le orde, come lo era Frostknight. Adesso bisognerà valutare ovviamente se ne varrà la pena, se sarà anche divertente. Io ho avuto modo di provarlo, non so se effettivamente la difesa a cui sono arrivato era quella finale. Se fosse così, GG. Parto col dirvi che è ancora disponibile appunto lo standard per tutte le modalità endurance in tutti i vari mondi. A breve arriverà anche il mio tutorial sul mondo di tavolaccia. E che dire, per oggi io penso che il video possa bastare. Spero di esservi tornato utile. E come tutti i giorni da questa parte vi invito sia a seguirmi su Twitch, ma se volete trovare compagnia per giocare, se volete trovare amici, squadre, eccetera eccetera, vi invito a entrare nel mio server Discord, dove troverete qualsiasi persona disposta ad aiutare. Potrei essere io, quando ho tempo, o un moderatore, o semplicemente un utente. Voi dovete solamente divertirvi, non ci sono regole. Detto questo, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella bella!